Buongiorno scimmie, macro fotografia, macro videografia, macro. Ero da un cliente che facevo un po' di public relation ed esce fuori l'idea di fare un video alla Daniel Schiffer, non lo so come si dice. Comunque, è quel tizio che su YouTube pubblica sempre quei video di food dove si entra proprio dentro i panini, si entra così. Lui li realizza con il probe 24-1.4, se non sbaglio, dell'Iowa, che costa 1.700 euro in media. L'idea di fare questo video è carina, ho detto, però 1.700 euro di lente non li spendo. Perché probabilmente farò questa cosa e un po' di foto macro per Instagram. Fine. Forse poi non lo userò mai più. Forse in qualche evento, magari in qualche matrimonio, potrei fare qualche particolare degli anelli se ho tempo. Quindi lo uso veramente poco. Allora ho detto, perché spendere tanti soldi quando c'è un'alternativa fatta da sette artigiani cinesi piccoli. Infatti la ditta si chiama Seven Artisan, come i sette nani. Che sta dicendo Willis? E niente, e l'hanno fatto 60 mm f2.8 macro. La lente è costruita veramente molto bene, è pesante, forse troppo pesante secondo me. Non so se è un plus perché non sono un esperto di macrofotografia, non so se è un plus avere una lente così pesante per eventuali micromosso sulla camera, non vorrei dire una fesseria. Ovviamente si lavora sempre con stabilizzatori tipo treppiedi, slider, sicuramente non si usa a mano libera una lente del genere. Ed è una lente fatta per la macrofotografia, però in realtà ha alcuni aspetti che la rendono veramente interessante anche per chi fa video. Intanto partiamo dall'apertura del diaframma, è decliccata. Io ora sto passando da f2.8 a f16 senza nessun tipo di problema perché tanto è declickata, per cui non ci saranno step di luce che si intravedono, ma la luce sarà fluida. Questo mi viene in mente può essere un plus, una cosa carina se si vuole fare un gioco di illuminazioni. Però nella macrofotografia si tende ad avere un oggetto messo a fuoco dove si deve e spostare la camera in modo tale da avere un'entrata e un'uscita della messa a fuoco, anche perché la profondità di campo di una lente di questa è così tanto pronunciata che il movimento millimetrico cambia davvero la prospettiva. E questo ovviamente si traduce in una grossa difficoltà nel girare video con questa lente qui, a meno che non si usa appunto per esempio uno slider e si imposta il punto di messa a fuoco finale dove si deve arrivare o iniziale dove si arriverà tornando indietro in base al tipo di ripresa e si fa per esempio una carrellata destra-sinistra, avanti-dietro. Insomma, si usa uno slider. Non sto qui a spiegarvi cos'è. Immagino voi lo sappiate. Questa lente è una lente veramente molto bella, molto performante, sorprendentemente performante visto il costo che si aggira intorno al 120-150 euro. È disponibile con varie marionette. Io ovviamente l'ho acquistata per la Fuji, chi mi segue sa che uso Fuji ormai da un po', però è possibile acquistarla anche con attacco Canon, Nikon Z per le nuove mirrorless, Sony Micro 4 terzi e anche Leica M. Esiste un adattatore, ecco, per la Leica M, costa una cinquantina di euro. È un 60 mm, quindi non è wide, è molto stretta l'inquadratura che permette di fare questa, ma del resto è una macro, quindi ci può stare che sia stretta. È abbastanza luminoso perché è f2.8, quindi tira fuori anche un bokeh interessante, soprattutto quando si va a lavorare su fiori, insetti o riprese naturalistiche. Ha un tubo tipo quello della Iowa, però no. Tipo quello, però no. Anche perché quello è lungo 1 metro quasi. Questo è lungo 5-7 centimetri circa, non saprei dire precisamente, ma permette. Se si riesce a riavvitare, se si... Niente, negato, negato, totalmente negato. Negazione totale, ok.
una volta riavvitato, permette di effettuare riprese anche all'interno dell'acqua. Quindi cosa c'è di meglio per testare una cosa del genere se non mettere la testa di grande puffo in un bicchiere? La missione sembrerebbe riuscita, purtroppo non ho un, diciamo, vassoio, un contenitore d'acqua adatto, quindi ho usato un bicchiere della Coca-Cola che non è abbastanza profondo, essendo un 60 magro, però come potete vedere, insomma, l'acqua tocca il nostro tubo e sotto c'è il nostro grande puff illuminato che è anche qui. La distanza di messa a fuoco di questa lente è di 26 centimetri, per cui ci si può avvicinare veramente tanto, essendo comunque un 60 mm, ci si può avvicinare veramente tanto al soggetto. Qual è l'utilizzo che si può fare di questa lente? Ovviamente è una lente nata per chi fa macrofotografia, e quindi va da sé che se fate macrofotografia questa è una buona lente, perché comunque ha un'ottima nitidezza. Ovviamente non distorce, perché comunque un 60 mm cosa deve distorcere? Un 60 mm no. Per quanto riguarda invece il video, è una lente molto interessante. È diventato un po' di moda fare food video macro, per cui è sicuramente una lente che consiglio di avere, perché ripeto, è costruita. È pazzesco, è costruita veramente bene, cioè pesa più del Viltrox 85 F1.8 che utilizzo per fare i ritratti, ed è cicciottello, diciamo, quello pesantuccio. Questo confronto è leggero a confronto di questo, cioè questo pesa proprio, è bello tosto. È una lente economica, è una lente, vabbè, manuale, quindi ovviamente non ci sono contatti, ma è manuale, è macro, quindi. No. Ovviamente per utilizzare questo tipo di lente serve molta illuminazione, ma va da sé che la macrofotografia è così come la macrovideografia. La realizzazione di video in macro sono cose studiate, non si improvvisa, non si fanno così come dicevano gli antichi sumeri a Muzzo. Questa era la mia recensione del Seven Artisan 60 mm f2.8 macro. È una bella lente, Da costa Katowice. da 1.000 euro. Ed è soprattutto una lente economica, ripeto. Spero che questa serie di Monkey Tech sulle lenti possa essere interessante, possa piacere. Se vi è piaciuta, condividetela. Soprattutto ditelo ad amici, fratelli, parenti, lontani, vicini, in tutto il globo terracqueo, e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella così da sostenermi e sostenere questi video del giovedì. Vi lascio i link in descrizione per l'acquisto dei vari modelli con le varie baionette. Noi ci vediamo il prossimo giovedì con un nuovo Monkey Tech. Ciao, cipollini!